Io sto seguendo con i miei uffici a tutti i livelli in prefettura. Oggi infatti alle 4 sarò alla presidenza della regione per questo primo step di riunioni che riguardano questo focus su Gela. È saltato il tentativo di mediazione con i sindacati per sciogliere i blocchi? Ovviamente il tentativo per me che sono il prefetto andava fatto, ma è chiaro che nessuno di noi, anche noi, io dico rappresento un'istituzione, nessuno di noi sconosce o non è consapevole del fatto della gravità della situazione che riguarda Gela, quindi diciamo che stiamo comunque continuando a mediare e soprattutto cercando di ottenere tutti ai propri livelli e ai livelli massimi i migliori risultati per dare delle risposte concrete a questa città. Questa crisi che riguarda il mondo legato all'indotto del petrolchimico è una crisi che mette in ginocchio l'intera economia e quindi io ne approfitto per fare sentire ai lavoratori di questo mondo la vicinanza forte dell'antiracket, il nostro sostegno, la nostra partecipazione. Qui il problema è l'auspicio che i soggetti istituzionali, dal governo nazionale al governo regionale, intervengono con autorevolezza per sostenere questa battaglia e dare una positiva soluzione. Dunque, da un lato il minore potere di acquisto dei cittadini va a peggiorare ancora le condizioni economiche dei commercianti e dall'altro la criminalità potrebbe acquistare nuove fette di mercato? No, la criminalità io non credo che possa acquistare fette di mercato qui a Gela nel momento in cui ci siamo noi. La forza dell'associazione antiracket non è solo stata quella di aver portato centinaia di persone a denunciare, ma di essere un presidio. Cioè è molto difficile, lo dico francamente, pensare che Gela possa tornare a 15-20 anni fa. Oggi il risultato è un risultato irreversibile, irreversibile. A quel livello non si può più tornare, su questo mi sento quasi sicuro di poterlo dire.